Eccoci qua, buonasera, buonasera, benvenuti, bentornati di nuovo il 14, di nuovo Antenna Sud, di nuovo insieme. Che settimana quella che ci siamo appena messi alle spalle. È iniziata con Carlo Calenda in quel di Via Gentile per benedire un gruppo che prometteva di non uscire dalla maggioranza e che però ha visto un epilogo tutt'altro che messo in conto, forse. Fatto sta che in quattro si trovano dall'altra parte della barricata con la scomunica di Michele Emiliano. Tra un po' la commentiamo, però questa è la settimana nella quale Stefano Bonaccini ha scelto la Puglia, Bari e anche Antonio De Caro per aprire la scalata alla poltrona più alta del Nazareno, che si chiude con Giuseppe Conte di nuovo in Puglia. Lo fa per ascoltare i percettori del reddito di cittadinanza e mettere in fila i buoni motivi dal loro di punto di vista per non abolirlo. Questa è la settimana delle piazze della manovra e il plurale non è casuale, ce ne sono almeno due, tre se si conta che la UIL ne mette in campo un'altra il 20 ai piedi del Palazzo della Regione, con la CISL che dice per noi non è quella la strada maestra. Tra la CGIL è iniziato oggi con il volantinaggio e il 14 in piazza alla presenza di Maurizio Landini. Insomma, basta e avanza per provare a tenere tutto insieme. E non solo, tra poco vi presento un pezzo di parterre che ci accompagna stasera, ma questa sera ci concediamo una controcopertina con il saluto di Ettore Rosato, che è anche numero uno di Italia Viva e che torna con noi dopo una, come dire, colpevole assenza. Bentornato intanto, grazie per essere con noi. Grazie, grazie a voi, buonasera. Insomma, ha seguito a distanza quello che è successo questa settimana in Puglia? Che gliene pare? Adesso sappiamo entrambi che non si tratta soltanto della nascita del gruppo congiunto Azione Italia Viva, è il passaggio all'opposizione, è la Puglia non è il sultanato di Michele Emiliano, così come l'ha detta Carlo Calenda. Verrebbe da riassumere, tanto tuono che piove. Ma sì, ma che noi stassimo all'opposizione di Michele Emiliano era nelle cose. Peraltro, quando Massimiliano Stellato, che è entrato in Italia Viva qualche giorno fa, aveva detto ma a me piacerebbe entrare in Italia Viva, io ho detto guarda, sei benvenuto veramente, l'unica cosa che noi in maggioranza con Michele Emiliano non ci possiamo stare, ma non ci possiamo stare per rispetto reciproco, perché lui dice delle cose che noi non condividiamo, abbiamo un approccio diverso alla politica, ha fatto delle scelte che al nostro giudizio hanno danneggiato la Puglia, continua a farlo. Dal punto di vista politico ha un'alleanza che c'è dentro di tutto e di più, con tantissime contraddizioni da Forza Italia al Movimento 5 Stelle, è privo di una linea politica che esprime insomma un valore per quanto ci riguarda, quindi è giusto che i nostri percorsi siano distinti. Dopo, grande rispetto, perché lui è il presidente della Puglia e quando uno rappresenta la sua popolazione c'è bisogno di rispetto reciproco, ma nel rispetto reciproco anche scelte diametralmente opposte. Tutto questo succede intanto con il governatore che prova a portare in dote a Stefano Bonaccini una chiosa del tipo chiariscano che con Renzi e Calenda non abbiamo niente a che fare. In realtà poi la risposta è stata le alleanze si fanno sui territori, e per voi succede nel pieno di un'onda lunga di una federazione che vi porta alle europee con un obiettivo minimo del 15%, Puglia compresa. Ma assolutamente, noi siamo molto ottimisti sul risultato che possiamo conseguire. C'è uno spazio politico molto interessante, che è quello che si crea tra due opposti che si confrontano, ma guardando agli estremi e non guardando a quel grande numero di elettori moderati nei toni, nei valori, ma molto interessati a riforme vere che rendano più competitivo il nostro paese, perché lo scontro tra la Meloni e Conte, lo riassumo così, che schiaccia in maniera irrecuperabile il Partito Democratico da una parte e dall'altra tra la Lega e Forza Italia, in questo scontro c'è uno spazio che noi vogliamo rappresentare. E mi sembra che il Partito Democratico non abbia messo nelle sue corde la costruzione di un progetto che possa essere migliore di quello di Giuseppe Conte. Del resto Emiliano ha ragione quando dice fatemi sapere se volete allearvi con il Terzo Polo, se volete allearvi con il Movimento 5 Stelle. La risposta, la verità è che il Congresso non se ne occuperà. Quindi una volta
eletto il segretario, uno dei candidati alla segreteria di quelli che verranno proposti, si aprirà un nuovo congresso in cui dovranno decidere qual è la linea politica. Beh, questo è un modo per far morire il Partito Democratico, lo dico non per un problema che ci riguarda, ma perché noi siamo interessati, diciamo, a rappresentare quegli elettori riformisti che il Partito Democratico pure hanno. Non per niente ci sono un paio di consiglieri regionali che consenso lo hanno sempre costruito con il loro tipo di politica, che sono venuti nel terzo polo con convinzione a far parte di questo nostro progetto. Intanto è la settimana della manovra e delle piazze. La CGIL ha aperto già oggi col volantinaggio, la UIL lo fa domani e poi il 20 ai piedi della regione. Intanto si fa i conti con la sforbiciata degli emendamenti, da 2.000 a 450, così è, con lo spazio di manovra a disposizione dei partiti che è verosimilmente limitato. Ne dovessi chiedere oggi quale spazio abbia lei a disposizione e quanto ne abbiano i suoi per cambiare questa manovra? Sarei pessimista, purtroppo, perché non è il numero degli emendamenti che determina lo spazio di manovra, ma è la volontà del governo. Abbiamo indicato delle priorità. La prima, la sanità. Sono stati messi 2 miliardi in più di risorse rispetto all'anno scorso, che non riescono neanche a coprire il maggior costo dell'energia. È stato tagliato la previsione di crescita e quindi la sanità viene definanziata, in un periodo in cui invece sulla sanità ci vorrebbe un investimento importante, perché purtroppo la prevenzione non è al livello che dovrebbe essere e i livelli retributivi del personale non riescono a essere incrementati in maniera seria. C'è un problema di lista d'attesa enorme e noi pensiamo che la priorità rappresenti una priorità. Non lo pensiamo da oggi, lo pensiamo anche da prima. Non è un problema solo di questo governo, è un problema anche di tutti coloro che hanno governato prima. Solo per questo noi diciamo attiviamo il MES, 37 miliardi di nuova energia, di nuovi soldi da mettere sulla sanità. La seconda questione riguarda lo sviluppo. Abbiamo proposto alla Meloni, nell'incontro che abbiamo chiesto e lei gentilmente ci ha concesso, di finanziare Industria 4.0, di fare una scelta precisa per consentire lo sviluppo, la crescita, perché non si può pensare solo all'assistenza, bisogna vedere dove si produce e lottare contro la disoccupazione, bisogna farlo con un'alleanza con le imprese. Rifinanziare Industria 4.0 poteva essere il sistema per dare fiato anche a nuova occupazione. Anche su questo mi sembra che ci sono poche risposte. Ma Senti, poi sono piene le fosse e le raggiungo un'altra, dal momento che oggi a fare da termometro c'è la classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita nelle province italiane. Lo scollamento tra nord e sud resta esattamente, mi verrebbe da dire, quello che ha tratteggiato lo Svimez qualche settimana fa, con un aggravante che il ministro per gli affari regionali Roberto Calderoli ha promesso dalla campagna entro Natale in Consiglio dei Ministri va il disegno di legge sull'autonomia. Che anticorpi abbiamo da questo punto di vista? Perché è vero, il nostro Michele Emiliano ha detto qualche settimana fa, in occasione dell'accordo saltato sul Fondo Sanitario Nazionale, perché dovremmo fidarci dell'autonomia se fin qui non ci siamo riusciti? E però al momento che anticorpi abbiamo? Guardi, il terzo tema sulla legge di bilancio è proprio il Sud, che non riguarda solo la legge di bilancio, non hanno stabilizzato nessuna delle misure che avevamo messo anche con il governo Draghi, con i governi precedenti sul Mezzogiorno. Bisogna che su questo ci sia un rimedio da parte del governo Meloni. Ma c'è un ragionamento più complesso sul Mezzogiorno. Io penso che l'autonomia, fatta come la vuole fare il ministro Calderoli, porterà veramente una frattura irreparabile all'interno del Paese. Bisogna fissare dei livelli minimi di qualità dei servizi, la diciamo in maniera comprensibile per chi ci ascolta, minimi, che devono valere da Aosta a Caltanissetta. E su questo, sotto questo, non ci può essere una mediazione e questi livelli devono essere finanziati prima del resto. Poi se l'autonomia vuol dire rendere più efficiente la spesa dello Stato nei singoli territori regionali, questo ci sta bene. Se l'autonomia vuol dire penalizzare alcune regioni, in particolare poi va a finire che sono sempre quelle del Sud, nella distribuzione delle risorse, questo non va più bene. Quindi se il ministro Calderoli vuole portare avanti una riforma sull'autonomia che non divida il Paese, ma faccia crescere il Paese, bisogna che prima di tutto vengano fissati i livelli minimi di servizi
e di finanziamento per gli enti locali, per i cittadini. Su questo bisogna fare un grande sforzo. Questo vuol dire lavorare sull'autonomia, garantire a tutti intanto lo stesso punto di partenza. Dopodiché, magari chi è più efficiente è giusto che abbia, che spenda meglio le sue risorse. Chi è meno efficiente ne pagherà le conseguenze. Ma non si può partire da una diseguaglianza che viene amplificata. E fin qui siamo agli auspici, abbiamo meno di 2 settimane per capire quanto poi questo si possa concretizzare. Ma guardi, non succederà niente, vedrà che non succederà niente, perché non possono andare in Consiglio dei Ministri con una proposta così divisiva. Rompe il governo, rompe la maggioranza, rompe il Parlamento, rompe il Paese, quindi non succederà niente, perché poi le cose, sulle cose importanti, una cosa è fare un po' di folklore sull'immigrazione, una cosa è incidere in maniera profonda su un provvedimento come quello dell'autonomia, che non può essere un provvedimento di bandiera, deve essere un provvedimento che tenga unito il Paese. Quindi se non sarà un provvedimento che tiene unito il Paese, non si farà nulla di tutto questo. In chiusura le rubo una chiosa sulle prossime regionali, perché qualche giorno fa è bastato noi stimiamo molto De Caro del gruppo in Consiglio regionale per far partire una contraerea di nessuno pensi di mettersi di traverso rispetto all'asse De Caro Emiliano e a quello storico della primavera pugliese. Adesso non le posso chiedere con la palla di vetro che cosa accada da qui a 2 anni. Non è che può star sereno anche De Caro? Vuole che io con Antonio De Caro siamo... Amici da tanti anni. Vuole che io adesso dico che Antonio De Caro non lo considero un buon sindaco perché c'è qualcuno che dorme sogni più tranquilli? Non è così. Antonio De Caro non è Michele Emiliano, non ha mai fatto le politiche di Michele Emiliano, non ha mai fatto le battaglie contro il TAP, non ha mai fatto quelle battaglie che hanno caratterizzato il malgoverno della regione. Quindi io non ho nulla da dire contro Antonio De Caro. Dopodiché, quando ci saranno le condizioni per discutere delle alleanze sulle regionali, vedremo, ma non è argomento all'ordine del giorno. Poi mi sembra che tutto questo venga gestito legandolo ai destini personali di qualcuno. Cioè, se Michele Emiliano va a fare il capolista alle europee e quindi viene eletto in Europa, si deve rinnovare la regione. Diciamo che forse, lo dico per me e poi anche per gli altri, valgono prima le istituzioni e poi i destini personali. Quindi occupiamoci delle istituzioni, in particolare della Regione Puglia, che ha bisogno di scelte, ha bisogno di fare cose importanti, ha bisogno di spendere bene le risorse del PNRR. Dopo ci occuperemo dei destini personali. Io non vorrei che il messaggio fosse già di Emiliano. Prima le istituzioni, poi i destini personali. Grazie onorevole, grazie per essere stato con noi. Quando dovessi venire da queste parti, io l'attendo in studio naturalmente. Volentieri. In bocca al lupo, e intanto noi apriamo con la copertina di oggi, perché intanto ci ha raggiunto l'ultima ospite e tra un po' vi presento il parterre. Sta chiudendo le attività, come fanno a dare un posto di lavoro a noi? Ha visto la situazione, perché la Melone ha detto questo da no, e stato deve ancora finire. È un tour per denunciare come questa manovra non abbia nessuna prospettiva di crescita, non abbia investimenti, in particolare poi per il sud, dove veramente c'è zero possibilità di crescita, di investimenti, quindi non si crea nuova occupazione. Volevo partire dal mezzogiorno, perché la questione meridionale deve essere una grande questione centrale per il paese, non solo per il mezzogiorno. Non possiamo avere un paese che va a troppe velocità diverse, e perché sono voluto partire da una regione e da una città che sono entrambe amministrate molto bene. Quello che noi vogliamo stabilire oggi è che questo non è il sultanato di Michele Emiliano, ok? È un posto libero, una grande regione italiana, che può essere assolutamente il traino del Mezzogiorno, perché è una delle regioni più moderne del Mezzogiorno, ha opportunità straordinarie, ma deve incominciare a ragionare in modo indipendente. Qui non c'è un sultano. Noi staremo in Consiglio regionale come siamo stati sinora, eletti dai cittadini per fare la maggioranza, però come i cittadini lo intendono. I cittadini intendono la maggioranza così: c'è un problema e tu mi proponi una cosa per risolvere il mio problema. Adesso le posso dire, per esempio, che uno dei candidati
probabile elezione regionale. Antonio De Caro è una persona che per esempio noi stimiamo. Un partito che sappia tornare a parlare al paese, e questo è l'auspicio che abbiamo, nella speranza che dopo che lui sarà diventato il segretario di questo partito, di poterlo ritrovare insieme ad Eli, insieme a Paola, insieme a tutte le donne e gli uomini che in questi giorni si stanno impegnando per il congresso. Presidente Emiliano, siamo in giunta, ci siamo impegnati a fare un percorso nel segno però della transizione ecologica, nel segno dell'attenzione alle fasce più fragili della popolazione, cercando di rilanciare in Puglia la prospettiva di una maggiore occupazione e anche di qualità, maggior qualità dell'occupazione. Eccoci qua, ed era Noel Gallagher, Pretty Boy. Ci sarà un Pretty Boy del centro-sinistra pugliese, vale pure per il centro-destra. Come ne usciamo? Colpo d'occhio sul totale, perché intanto torna con noi Davide Bellomo, onorevole, quota Lega, ben trovato, grazie per essere con buonasera, noi. Buonasera, buonasera a tutti. Torna al Labirinti Carmelo Rollo, numero uno di Lega Coop Puglia, ben trovato presidente. Buonasera, buonasera a tutti. All'esordio da componente del gruppo di Azione Italia Viva in consiglio, Ruggero Mennea, ben trovato, grazie. Grazie, grazie, buonasera a tutti. Dovesse riassumere adesso una settimana che abbiamo visto passare nella copertina? Come sta? Beh, credo che si alimenta la confusione da parte di chi cavalca la povertà e le sofferenze dei cittadini, e chi spera in un Partito Democratico diverso, che chiaramente non esiste nella comunità democratica. E poi c'è un elemento di novità, che è quello che abbiamo cercato di rappresentare noi, rompendo certi schemi che tenevano ingabbiato non il Partito Democratico, ma proprio tutto il centro-sinistra, che a un certo punto è stato piegato alle volontà di qualcuno per fare accordi con chi aveva perso le elezioni, cioè i 5 Stelle, e chi era stato eletto nel centro-destra, che poi è passato in maggioranza. Insomma, questo è il momento di confusione più variegato, quello più colorito di tutti. E quindi noi cerchiamo invece di trasmettere un messaggio di chiarezza con la scelta che abbiamo fatto. Intanto la grafica, così chi si fosse perso questi frangenti li recupera al volo, con il riassunto dell'inizio di questa settimana che si era aperta esattamente così: Azione sbarca in regione, Amati neocommissario, siamo in maggioranza ma il PD resterete fuori. E questo era un attimo prima della fatua di Michele Emiliano, se così si può definire. Siete entrati in conferenza stampa dicendo: restiamo lì dove ci hanno mandato gli elettori. Siete usciti con: si ricordi Emiliano che lo abbiamo già messo alla porta una volta al ministero, non ci penseremo due volte a farlo un'altra. Non era propriamente un tappeto rosso, Ma quello che ha detto Calenda sicuramente era motivato da qualche retroscena che forse non è stato reso pubblico dallo stesso Calenda. Quell'episodio è stato citato perché evidentemente Emiliano non ha accolto bene questa scelta politica libera, che noi non abbiamo fatto contro qualcuno, ma l'abbiamo fatto per rafforzare uno schema politico regionale che evidentemente non aveva una rappresentanza forte al centro. Perché dovrebbe essere più facile fare oggi dall'opposizione quello che avete contestato fin qui alla maggioranza? Ma perché adesso ci sentiamo meno vincolati da regole che erano ai limiti dell'estorsione politica all'interno del gruppo, perché Tutte le iniziative che noi abbiamo proposto, con Fabiano Amati in particolare, sono state boicottate, venivano rallentate, venivano osteggiate, non favorite da una forza politica, da un segretario inesistente, che alla fine è rimasto da solo a fare il segretario, senza organi collegiali, che quando poteva anche lui metteva la manina per bloccare le nostre iniziative politiche. Quindi adesso noi siamo liberi di poter esprimere quello che i cittadini ci hanno detto di fare, cioè trovare soluzioni. Siete usciti nonostante abbiate presentato un documento congressuale, si chiamava Avanti, c'erano dentro i motivi per i quali l'intento era provare a stare nel partito, a giocare il congresso. Poi com'è che a un certo punto avete deciso che... Le abbiamo tentate tutte, dal chiarimento che abbiamo chiesto a Emiliano proponendo i 10-15 punti prioritari programmatici,
Ed Emiliano non è venuto a questo incontro, non ha mai convocato nessuno questo incontro. Poi abbiamo presentato, abbiamo spostato sul piano politico interno, abbiamo presentato un manifesto, un documento programmatico che serviva a focalizzare l'attenzione sui temi che interessano ai pugliesi all'interno del congresso del Partito Democratico. E quel documento è stato ignorato completamente. Cioè, noi abbiamo lanciato tanti SOS, abbiamo lanciato tante il partito mani, non ha recepito, tanti ponti, e a quel punto abbiamo costruito ponti e abbiamo ricevuto, nella migliore delle occasioni, l'indifferenza, se non la presunzione, la supponenza e l'arroganza. Per l'opposizione che cambia? Lei l'ha lasciata che il quadro c'era, difatti poi si è traslocato in quel della capitale. Che gli hanno detto i suoi? No, ma perché i numeri restano, non è una maggioranza a rischio, però no, cambia la dinamica. Non mi pongo il problema dei numeri, noi eravamo opposizione e rimaniamo opposizione. Ne entro nelle dinamiche di alcuni colleghi che hanno fatto una scelta politica legittima, non ne capisco molto perché erano in maggioranza, sono usciti, va benissimo, ognuno fa un percorso politico che vuole fare. Non capisco la differenziazione Emiliano De Caro, perché obiettivamente Emiliano è colui che macina e fa la focaccia, però De Caro è quella che si mangia la stessa focaccia fatta da Emiliano, perché quando vedo che si contesta ad esempio ad Emiliano di aver fatto degli acquisti politici, per essere garbato nei termini, che giustamente sono state anche delle contestazioni da parte dei componenti della maggioranza, quali il collega Mennea o Fabiano Amati, e le hanno giustamente, dal mio punto di vista, giustamente contestate. Oggi dire che De Caro è bravo, quando quegli acquisti poi sono serviti allo stesso De Caro di essere eletto, perché Cazzano è stato acquistato da De Caro ma ha fatto la lista al comune. Altri componenti, è inutile fare poi i nomi perché altrimenti... ha fatto esattamente questo le stesse... è un jacuzzi che lei ha tirato fuori ha fatto e fa esattamente le stesse cose, però uno è buono e cattivo, o sono buoni tutti e due o sono cattivi tutti e due. Questo è quello che io ritengo. Per noi sono cattivi tutti e due, e tutti e due rimangono così. Cioè, noi abbiamo una proposta politica differente, però per cortesia non diciamo che De Caro una cosa e Emiliano un'altra, perché sono le due facce di una stessissima medaglia. Ma allora adesso sono degli interlocutori in consiglio? Cioè sono un pezzo di opposizione a tutti gli effetti, e voi li riconoscete come interlocutori? Ma non è che noi dobbiamo riconoscere qualcuno. Ci mancherebbe altro, non c'è uno che dà la patente di opposizione abbiamo, a un altro. Diciamo non abbiamo, spesso ci siamo ritrovati. Non abbiamo questa arroganza. Devo dire, per quanto mi riguarda personalmente, che abbiamo un modo di costruire politica similare, anche quando eravamo avversari, perché sui temi, sui contenuti non condividiamo, però alle volte addirittura sono coincisi i contenuti, ne abbiamo anche discusso, alle volte io ho cambiato idea o viceversa, e quindi questo secondo me è un modo di far politica, anche se su un tema si hanno posizioni differenti. Su alcuni temi addirittura ci siamo trovati, quindi io mi auguro che non facciano l'aberrante scelta di seguire eventualmente, qualora lo sarà De Caro, posso avere dubbi, perché se fanno un'alleanza con i 5 Stelle non so se loro saranno da quella parte. Ma su quello stiamo a vedere, perché presto. Prima di andare in pubblicità, Presidente, questa è la settimana delle piazze della manovra. Ce ne sono tante, così come ci sono tante opposizioni a questa manovra. Una certezza è che la vostra è la stessa della CGIL, voi sarete in piazza giovedì 14. Sì, noi saremo in piazza giovedì 14, abbiamo aderito alla piattaforma che ha presentato CGIL con una differenza, non contro nessuno, ma in favore delle persone, perché riteniamo che sia giusto il confronto. Abbiamo chiesto e già ottenuto alcune risposte. Secondo me altre risposte ce ne saranno, tante altre invece non le avremo, ne siamo quasi certi. La verità è che le manovre servono anche, devono essere utili anche ad avvicinare le persone al tema della politica. Quello che ho sentito prima un po' li allontana, devo dire. Però siamo impegnati a riavvicinare le persone e farle diventare protagoniste delle scelte e anche degli obiettivi e dei doveri che molto spesso, siamo costretti tenuti a mantenere. Quindi noi scendiamo in piazza
per questi motivi, cioè, ripeto, se non contro qualcuno. Ma tra un po' li mettiamo in fila, così citiamo quello che manca. Tra l'altro, ci proviamo. Curiosità. Se si va in piazza è contro il governo, quindi non è che si va in piazza, cioè, credo che vadano in piazza. Allora loro dicono per gli obiettivi, non contro. No, non è così, non credo che si vada contro il governo. Si va per costruire evidentemente un'idea da un punto di vista di una manovra che dal nostro punto di vista è fondamentale. In questo momento, in modo particolare, diventa fondamentale. Abbiamo le nostre idee, abbiamo chiesto delle cose, ripeto, almeno leggendo i giornali, probabilmente alcune sono state già esattamente risolte. Tra un po' le citiamo insieme, e mi riferisco a decontribuzione sud, a tutta la parte fiscale per le imprese. Tra un attimo ci arriviamo, state con noi. Eccoci qua, secondo blocco di Nuovo Insieme, di nuovo Labirinti. Siamo partiti dagli scossoni nel centro-sinistra pugliese, dalla chiosa di Ettore Rosato, che tra l'altro ha aperto anche un varco su quelle che sono le prossime regionali, lontanissime, perché l'agenda è assai più stringente. Oggi nel capoluogo c'è Giuseppe Conte e lo fa per aprire un fronte a testa bassa contro il governo sul reddito di cittadinanza, ma le piazze di questa settimana guardano molto più in là, non soltanto a quello. Ad esempio, intanto grafica su come stiamo arrivando a questo tornante, il tornante della settimana della manovra. Sgravi contributivi al sud, essenziali per le imprese, più soldi per i lavoratori, sono le richieste di Sergio Fontana parlando della prima manovra di bilancio targata Giorgia Meloni. Alcune delle rassicurazioni che chiedevate sono esattamente tutte qui. In modo particolare il credito d'imposta, perché credo che sia uno strumento essenziale per costruire quell'indotto e quel sistema di imprese fondamentale per la nostra regione. Noi non abbiamo bisogno soltanto della grande impresa che viene in Puglia, che fa gli investimenti e poi chissà, forse rimarrà per qualche anno. Abbiamo bisogno di sostenere... Tema sul quale però prima o poi dovremo mettere dei puntini. Ma io credo che già il primo passaggio sia stato fatto nei fondi strutturali. È vero, quello che abbiamo letto e quindi quello che siamo riusciti a portarci a casa come partenariato è che il prossimo giro, che è già iniziato, non sarà più rispetto a quante persone fai lavorare, ma quale indotto sostieni sul territorio. Noi abbiamo delle esperienze in Puglia di grandi imprese che sono arrivate, però abbiamo fatto la scelta di, come dire, preoccuparci più del lavoratore che non dell'indotto. Questo ha portato all'indebolimento di un sistema imprenditoriale, seppur piccolo e medio, sul territorio. Potrei fare molti esempi, lasciamo stare, però fondamentalmente è così. Noi invece abbiamo la necessità di sostenere l'impresa territoriale a tutti i livelli e in tutti i settori. Lo possiamo fare fin dove è possibile, il credito d'imposta ci consente come dire, di fare degli investimenti. Così come resta decontribuzione sud, che era un'altra richiesta. Così come è importante la decontribuzione. Le fa strano avere le stesse richieste di Confindustria? Assolutamente no. Rappresentiamo delle imprese, al limite della partenza è diversa, perché su questo non c'è dubbio, ma noi aggreghiamo persone, competenze e idee, progetti per poter arrivare a fare anche noi impresa. Quindi assolutamente non mi sembra strano. Però non sono provvedimenti strutturali, cioè sappiamo che ci saranno per il 2023, poi toccherà fare un'altra piazza. E questo è un tema, così come è un tema che a questo giro, ma da un po' di anni devo dire, non è la prima come legge di bilancio che se lo dimentica, ma a mio avviso bisognerà tornare sul fatto che ci deve essere il tema mezzogiorno. Mezzogiorno, ma non mezzogiorno perché ha bisogno, mezzogiorno come elemento di interesse del paese, perché se cresce il mezzogiorno cresce il paese. Lo dicono tutti molto spesso negli slogan, nelle campagne elettorali, su questo non c'è dubbio, ce lo ripetiamo. Il tema è che ancora una volta è mancata quella propulsione, quindi quella spinta verso un'operazione tale da sostenere il mezzogiorno. Però sono tornati i voucher. Non il bonus. Le stavo per dire, sono tornati i voucher. No, i voucher sono una cosa che non accettiamo. È uno dei motivi per cui scendiamo in piazza.
Ecco. E allora le rifaccio citare tra un attimo, perché lei l'ha toccata piano, come si fa in questi casi, dicendo: scommettiamo che facciamo noi di più e meglio per i lavoratori pugliesi di quanto non abbiano fatto i sindacati? No, io apprezzo le parole, non sono affatto d'accordo sui voucher. Chiedete a un ristorante, per se alle 7 di sera il cameriere chiama, sono ammalato, non posso venire, con il sistema attuale di fatto tu non lo puoi sostituire. Questo con il voucher è una cosa che si può fare. Il problema del passato è che è stato esteso la possibilità del voucher ad ogni dove e quindi aveva causato una cancrena. Quindi l'eccesso non deve però far perdere di vista l'utilità del sistema, che in quel caso invece consente di assumere, di pagare il contributo, perché altrimenti il ristoratore sabato sera chiamerà uno a nero se il cameriere alle 7 stando con la schiena aperta, pur volendo contrattualizzare. Quindi detto ciò, apprezzo quello che ha detto, io sarei ancora più incisivo. No, il tema del sud, il mezzogiorno ne ha bisogno. E quindi dobbiamo partire da questo presupposto, perché è evidente che il paese ha due velocità, non lo dobbiamo negare, perché negare l'evidenza, secondo me, facciamo male il mestiere che adesso stiamo esercitando anche al governo del paese. Tu devi partire da una differenza, devi cercare di capire come colmarla. Questa manovra lo fa? Questa manovra è una partenza, perché non è che ci dobbiamo dimenticare dove eravamo. Io prendo spunto quando ho fatto quella piccola chiosa, se vogliamo anche provocatoria, se siete in piazza perché siete contro il governo, però nello stesso tempo è stato detto abbiamo chiesto alcune cose, abbiamo avuto un contatto e sono state accolte. Questo è il sistema che ci vuole. Quindi significa che un governo... Per questo l'hanno detto anche loro, cioè ci siamo seduti al tavolo, abbiamo provato... Un governo che si siede ad ascoltare, eventualmente quando condivide accetta le proposte che gli vengono fatte. Ma che spazio di manovra abbiamo? Perché siamo passati da 2.000 a 450 emendamenti. 400 milioni circa è lo spazio. Non ci sarà molto spazio, soprattutto per noi maggioranza. Forse ci sarà un po' più spazio per l'opposizione, perché noi dobbiamo fare, diciamo, quello che è giusto. Dare esempio. Perché i tempi sono strettissimi. Noi dobbiamo pensare che una manovra, perché tutti quanti sembra, perché l'Italia è così, ci si dimentica, la pandemia è un ricordo del paleolitico, sembra, oramai nelle nostre menti. Così come sto vedendo che si è perso il caro energia, è come se non è più un argomento all'ordine del giorno, invece è all'ordine del giorno. Lei ha lasciato il Consiglio regionale con una legge della quale Confindustria ha detto non è stata concertata con nessuno, quantomeno con noi imprese, non è stata concertata. Loro ci hanno scommesso parecchio, perché vuol dire comunità energetiche, cooperative di comunità, tra un po' ci arriviamo. Sono stati messi 23 miliardi per l'energia, chiamiamole così, che purtroppo sono miliardi bruciati. E che dureranno fino ai primi mesi. Quindi quando mi rivolgo al collega, dove parecchie cose sono d'accordo, e partiamo allora da una cultura energetica sbagliata del passato, quando si è no al rigassificatore, e no al termovalorizzatore, e no all'idroelettrico. Loro però da questo punto di vista sono molto... E quando diciamo che siamo in linea su alcune cose, partiamo proprio da questo presupposto. Se noi da domani mattina, forse da ieri avremmo dovuto fare, iniziamo a pensare che noi abbiamo bisogno di energia e in qualche maniera la dobbiamo produrre. E quando mi si dice in maniera avventurosa no, dobbiamo, non si sa che cosa fare, perché dobbiamo produrre energia. Basta questo approccio per non andare in piazza giovedì, anche perché le piazze sono tante. Mi verrebbe da dire, con tante piazze e un governo ancora in luna di miele, perché dovrebbero essere efficaci queste tante piazze così? Con la gravante che quella non è neanche la vostra di piazza. No, noi abbiamo preferito, noi preferiamo sempre il confronto. L'ha fatto Calenda con gli amici di Italia Viva, mettendo sul tavolo di fronte al Presidente del Consiglio delle controproposte migliorative della manovra finanziaria. Alcune di queste sono state accolte. Quindi credo che in questa fase delicata per il Paese lo strumento più efficace e più responsabile deve essere il dialogo, il confronto e il dialogo. Infiammare le piazze, fomentare le piazze, secondo me produce soltanto un effetto contrario, si soffia sul fuoco della sofferenza della gente. Ho visto fare oggi Conte un tour, il tour della povertà, e questo mi sembra
che sia davvero una mortificazione, un'umiliazione per i cittadini che soffrono davvero e che credono che chi sta di fronte in quel momento gli possa risolvere il problema. Invece no, chi sta di fronte sta cercando di spostare il mirino delle sofferenze di quelle persone nei confronti di chi oggi governa il paese. Stiamo parlando di un governo che si è insediato qualche settimana fa e quindi la risposta delle piazze credo che sia non solo populista per la maggior parte di quelli che la strumentalizzeranno, chiaramente non mi riferisco a chi ci crede davvero, chi ci è sceso sempre in piazza, ma che tra l'altro ha riconosciuto subito quando alcuni segnali sono stati colti. Esatto, quindi. Ma questo modo di fare sparge ancora più veleno nella politica e nella gente che si esaspererà di più e risponderà con un astensionismo ancora superiore a quello che c'è stato nel Presidente, hanno ragione loro e se vuole, siccome non l'abbiamo commentata insieme, le aggiungo la legge pugliese sull'energia che citava. Allora, prima dell'energia, diciamo così, la piazza serve anche qualche volta. Noi siamo abituati a vedere la piazza come il contrasto a qualcosa. Io continuo a dire che, almeno per quanto ci riguarda... Lo stimolo. Sì, non è tanto lo stimolo, anche su posizioni differenti, no? Per esempio sui voucher io devo dire la verità, non so, sono molto più preoccupato rispetto a lei, no? Rispetto alla, e uno potrebbe dire perché lui fa l'imprenditore. No. Allora, l'onorevole ha fatto un esempio che potremmo dire fino a quando abbiamo di fronte un imprenditore onesto va benissimo. E così come potrebbe andare bene anche per altro fino a quando abbiamo imprenditori onesti. La verità è un'altra, perché se io sposto il voucher per esempio in settori tipo l'agricolo, l'agroindustria, cominciano i problemi reali, perché rispetto a chi si preoccupa e quindi ha un costo pieno del costo del lavoro, questa è una sorta di aiutiamo chi ha la concorrenza sleale, cosa che peraltro è già accaduta. Quindi la cosa che ci preoccupa non è tanto il voucher quanto tale, ma il fatto che non ci si è preoccupati di modificare quello che tutti abbiamo detto non andava bene. Cioè, quindi adesso ce lo ritroviamo senza nessun correttivo. Questa è la verità. Quindi, ed è il primo dato. Ed è un dato che a noi preoccupa molto. Ci preoccupa, per esempio, anche il dato sul fatto che ci aspettavamo, in una situazione di crisi come questa, che si parlasse di più, fossimo più attenti a quello che sta per accadere, a quello che è già accaduto, ma che sappiamo bene che accadrà nel 2023 e spero si fermi al 2023 e non vada verso il 2024. Inteso come recessione? Sono disuguaglianze che stanno, ce li stiamo toccando con mano. Il consigliere Mennea ricordava che si fanno i giri Non è che si fanno, noi c'eravamo quando si sono fatti, questo è Giuseppe Conte, così non lo evochiamo, la verità... lo vediamo e lo commentiamo. Giuseppe Conte. Ma se sta chiudendo le attività, come fanno a dare un posto di lavoro a noi? Non ha visto la situazione, perché la Meloni ha detto questo darò, e il peggio deve ancora venire. Dove stanno? Il lavoro che non c'è, il reddito di cittadinanza che tra 8 mesi verrà meno per una grossa fetta di beneficiari, le pensioni con le quali non si arriva nemmeno a metà mese, le storie e le esperienze si susseguono in un turbinio di voci che si coprono tra di loro. Il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte è arrivato a Bari per ascoltare le esperienze delle fasce deboli all'interno della manifattura tabacchi, del quartiere Libertà, quella che viene definita la piazza, il mercato dove ogni giorno sui banchi vengono vendute frutta, verdura e merci varie. Il pentastellato ha stretto mani, ascoltato rimostranze, sentito lamentele e dato supporto ai baresi che sono arrivati davanti alla struttura per protestare contro i provvedimenti previsti in manovra di bilancio dal governo Meloni. È un tour per denunciare come questa manovra non abbia nessuna prospettiva di crescita, non abbia investimenti, in particolare poi per il sud, dove veramente c'è zero possibilità di crescita, di investimenti, quindi non si crea nuova occupazione. Come stai? Come vanno le cose? Male, malissimo, super male. Come? Perché pochi clienti? Pochi clienti, non serve che solo oggi. Presidente Emiliano, siamo in giunta, ci siamo impegnati a fare un percorso nel segno però della transizione ecologica.
nel segno dell'attenzione alle fasce più fragili della popolazione, cercando di rilanciare in Puglia la prospettiva di una maggiore occupazione e anche di qualità, maggior qualità dell'occupazione. L'avevamo evocato a più riprese e questo era il tour di questa mattina di Giuseppe Conte. Intanto dalla regia, tra l'altro, mi dicono che abbiamo già con noi Ettore Caroppo, numero uno sindaco dei sindaci pugliesi, che saluto e ringrazio per essere con noi. Ben trovato, Presidente. No, non lo sentiamo, ma lo vediamo, tanto ci arriviamo tra un attimo, perché con lui commenteremo il report di oggi del Sole 24 Ore sulla qualità della vita nelle province italiane e pugliesi. Adesso vedo che abbiamo anche l'audio. Ben trovato, Presidente. Salve, un saluto a tutti. Tra poco siamo da lei. Tra poco siamo da lei, perché quella classifica non è avulsa da quello di cui stiamo discutendo, anzi. Poi tocca capire quale delle due sia effetto della seconda. Tra un po' ci arriviamo. Che gliene pare, visto che citavamo prima Giuseppe Conte, il tour di Giuseppe Conte con l'onda lunga delle diseguaglianze che citava lo Svimez, dello 0,4 di recessione, delle sacche di povertà, però? Ma guardi, i tour sono una cosa importante, ogni tanto bisogna anche farli. Poi c'è chi poi vive i territori dalla mattina alla sera, sente, ascolta le persone, non fa le domande come va, cioè le ascolta dalla mattina alla sera e quindi credo che cambi notevolmente tra il tour e il convivere, condividere le realtà territoriali. Io ritengo che va bene, se ne parla, va bene, ma oltre a questo, insomma, bisognerà fare e bisogna fare partendo da un dato. Visto che c'è il presidente Conte, peraltro dice uno dei padri del PNRR, ne approfitto immediatamente per dire: il PNRR, se lo leggiamo bene, non le misure, ma il documento di accompagnamento, dice una cosa importante a proposito delle grandi infrastrutture. Le grandi infrastrutture devono essere realizzate, rispetto ai programmi, per una serie di motivi, ma il primo motivo è che la grande infrastruttura deve abbattere le diseguaglianze. Cioè, uno degli obiettivi della grande infrastruttura è abbattere le diseguaglianze. Noi abbiamo, credo, intorno adesso stiamo intorno al 13% di spesa del PNRR. Abbiamo un paese con un'inflazione intorno all'11%. Non so quante diseguaglianze si siano abbattute nel frattempo. Allora il tema non è tanto fare il tour, ma provare a sostenere progetti e progettualità che consentano alle famiglie italiane, ma io parlo per quanto ci riguarda, soprattutto del Mezzogiorno, appunto ad abbattere quelle diseguaglianze da un lato e dall'altro consentire alle stesse di provare a cambiare il verso della propria vita e quindi in termini di benessere. Tutto questo lo vedo poco, lo stiamo vedendo poco, lo stiamo toccando, è sempre più lontano questo obiettivo. Adesso abbiamo tutta una serie di opportunità, ecco perché col governo, io sono d'accordo con l'Oreve, c'è una grande disponibilità al confronto, quindi confermo. Noi abbiamo già incontrato una serie di ministri, compreso il Presidente del Consiglio, per dire la Presidente, quindi il Presidente del Consiglio, Meloni. Quindi di fatto quindi il confronto c'è. Il tema è che bisogna scaricare adesso a terra, quindi a favore delle persone, una serie di operazioni. Al momento non le vediamo. Quel tour è Conte che prova a prendersi la leadership dell'opposizione? Come l'ha letto lei? No, è populismo veramente fino a se stesso. Solo perché ritiene che così forse prende qualche consenso immediato. Però quando si ascolta, se qualcuno mi dicesse qual è la sua proposta, perché diciamo, è facile dire non c'è investimento, non c'è niente, cioè frasi così buttate lì. La provocazione potrebbe essere, sapere. Sappiamo quando si chiude i rubinetti, così non sappiamo qual è l'alternativa. Così ho fatto opposizione in regione di dare alla mia protesta la mia proposta. Io se governassi che cosa farei? Siccome lui ha governato in due governi addirittura di colore diverso, ha fatto diverse cose, diciamo alcune un po' molto discutibili, quindi sarebbe opportuno che un leader di un'opposizione anche rilevante nel paese dicesse, non lanciasse, perché all'andare alla povera gente dove va male, dire va male per colpa di qualcun altro,
senza indicare che cosa fare, è spiacevole oltre che sgradevole, perché è la cosa che più brutta che possa fare chi esercita un'attività pubblica è quella di illudere qualcuno che potrebbero le cose essere differenti se votasse lui. Così non è, perché non so che cosa potesse fare di peggio il governo 5 Stelle, i pentastellati, di tutto quello che hanno detto e promesso e di quello che non hanno fatto, se non il reddito di cittadinanza, aver regalato a qualcuno un qualche cosa. Ma adesso l'alternativa qual è? Perché di fatti quella gente dice: noi sappiamo quando si chiude il rubinetto, non sappiamo quale sarà l'alternativa. Bisogna creare produzione, la produzione crea occupazione e uno deve avere la responsabilità quanto governo di dire come intende farlo. Perché noi oggi siamo, tra virgolette, fortunati sulla pandemia, dico fortunati in termini di bilancio, perché tutte le maglie restrittive che prima avevamo non esistono più per un periodo limitato. Quando l'Unione Europea ci darà di nuovo dei termini perentori, delle maglie strette, tutti quei soldi a pioggia non si possono dare più, neanche se governasse lui, perché le risorse saranno quelle. Quindi oggi noi dobbiamo approfittare a investire, a creare produzione, a creare PIL che crea posti di lavoro. E quindi probabilmente non sarà più necessario regalare dei soldi, perché si creerà occupazione. Questo dovrebbe fare chi ha una coscienza. Però questa cosa ha dei tempi. Però chiedo scusa, questa è una strategia, onorevole. Il problema, forse ci dovremmo porre anche il problema dell'immediato. Certo. Cioè, nel senso che io sono d'accordo sulla sua strategia, potrei essere d'accordo, assolutamente sì. Quindi consentiamo in una strategia, in una visione. Lui dice, nel frattempo noi abbiamo 400.000, se non sbaglio, famiglie che in questo momento ballano, perché dovrebbe essere quello il numero più o meno, e questo sarà un problema, no? Appena non ci sarà più questo strumento. Quindi immagino che ci debba essere, come dire, una possibilità. È un, tra virgolette, capitemi, un falso problema, nel senso che le postazioni per le quali verrà tolto il reddito di cittadinanza e quelle occupabili. Sì, sono i 400.000 che ho detto. Noi abbiamo, il 38% abbiamo avuto un problema quest'estate, che nessun operatore turistico riusciva a trovare personale. Io mi ricordo che i sindacati rispondevano: se fai un contratto come si deve poi trovare. Non è vero, perché io ho anche sfidato qualcuno di dire: portatemi un contratto per fare un cameriere, un lavapiatti, un animatore, un qualsiasi prestazione, chiamiamola turistica, che sicuramente, rispettando il contratto collettivo nazionale, avrebbe assunto. Avevo un amico, non faccio il nome e cognome, che mi dice: prima, siccome facevo anche attività politica, avevo tante persone da sistemare, magari ne sistemavo qualcuno in più, perché così facevo anche una cortesia in più. Cioè, adesso che servono a me? Adesso io l'ho dovuto trovare dall'estero, ho dovuto fare i salti mortali per trovare dall'estero, perché non trovavo manodopera italiana. Allora, cosa significa? Che in determinate categorie qualcuno, pagandolo quanto è dovuto, può andare a prendere le ciliegie nella campagna che c'è a maggio, non troverete una persona che lo vuole fare. In realtà alcune fasce di lavoro esistono. E chi prende il reddito di cittadinanza, innanzitutto ambire a lavorare, non a scegliersi il lavoro che ritiene. Ma quello è un fatto di approccio, tant'è che stamattina Noi Moderati propone anche di togliere la formula congrua offerta di lavoro, lasciando soltanto offerta di lavoro. Quindi quello c'è, se lo vuoi, questo è, se no. Sì, anche perché quello che secondo me... Tra l'altro la proposta prevede anche di ridurre da 8 a 6 mesi la finestra di percezione. Io vi dico, è quello che farò io, perché la proclamazione di Letta è venuta il 13 ottobre, quindi dateci anche atto di questo. La cosa peggiore che è il reddito di cittadinanza, sapete qual è? È le deroghe. Nessuno entra in questo problema. Qual è? Non è solo la possibilità di rinunciare per due volte all'offerta di lavoro qualora ci sia, ma la possibilità di derogare, cioè per due volte non accetti il lavoro, perdi il reddito di cittadinanza. Però è la possibilità di non accettare il lavoro per le deroghe. Faccio un esempio, estremizzo solo per farmi intendere. Se ho l'unghia incarnita, non posso fare un lavoro che mi
devo camminare parecchio, quindi mi viene offerto, quello ti vale come uno... mi viene offerto quel lavoro, non lo posso fare perché sono incapace di fare. Ci sono così tali e tante deroghe per rifiutare il lavoro che in sostanza vi posso assicurare che uno può prendere il reddito di cittadinanza oggi in Italia così come è impostato, rifiutando anche il lavoro che gli viene offerto, senza patirne le conseguenze. Quindi in Puglia il problema erano i centri per l'impiego. So che, come dire, stiamo sfondando una porta aperta su un ginepraio, però, è come dice il collega... Quando il Presidente dice sì, però noi il problema ce l'abbiamo oggi. Voi vi ricordate quando Di Maio si è affacciato al balcone, diciamo, non famosa, nella forma, abbiamo abolito, diciamo, la povertà più importante, e ha detto abbiamo abolito, ha esultato dicendo abbiamo abolito la povertà. Ecco, loro invece l'hanno creata la povertà, l'hanno stabilizzata la povertà. Ma la Puglia è messa meno peggio rispetto agli altri? La Puglia... Questa settimana c'è un report di Istat, credo di sì, per il quale dovremmo chiudere il 2022 con 24.000 unità in più, e nello specifico dovrebbero essere in larga parte stabilizzazioni di figure precarie. La Puglia mentre è continuiamo meglio a non trovare artigiani e operai specializzati. La Come Puglia si tengono insieme? Dice, sono due problemi. Il problema della formazione scolastica, che è orientata su dei mestieri di cui il mercato non ha bisogno, quindi molto liceo scientifico, molto liceo classico, e pochi professionali. Quindi questa è una scelta che andrebbe corretta dal livello nazionale fino al livello regionale. E poi c'è una strategia che non mette al centro la creazione di ricchezza. Se non crei ricchezza, non la puoi distribuire e quindi non puoi creare opportunità di lavoro. Però questo quindi... credo sia anche un segnale di come le nostre imprese si stanno preparando alla recessione, che sappiamo come orizzonte certo. Ma le nostre imprese reagiscono bene. Chi può si mette in cascina le figure che ha già formato in questi anni e da cui arrivano le stabilizzazioni, e gli altri non si trovano perché non ci siamo ricordati di avvisare prima il sistema che ci servissero. E non le troveremo Trovatemi oggi un muratore. C'è un disallineamento. Tra poco ci arriviamo, perché la classifica del Sole 24 Ore ci dice esattamente anche questo, perché c'è tutto il fronte che ha a che fare con affari e ricchezza. La Puglia non è messa benissimo, ci sono alcune città che sono messe anche peggio degli altre, e non è un caso che abbiamo già il Presidente collegato. Tra poco. Eccoci qua, terzo e ultimo blocco, lo apriamo collegandoci con Ettore Caroppo, da numero uno dei sindaci pugliesi. Ben trovato, sindaco. Salve a voi e a tutti. Ed allora, grazie per avermi. No, grazie a lei, che tra l'altro ha seguito pazientemente anche il blocco precedente, quindi vale doppio. Un po' eredità del Covid, un po' primi segnali di recessione, fatto sta che il podio è appannaggio del tutto del centro-nord. Puglia fuori dalle prime 65 posizioni, per arrivare poi a Bari 66esima, però è anche vero che dall'81esima alla 107esima sono tutte città del sud, e con Foggia quart'ultima. Che colpo d'occhio è quello che ci consegna questo report? Poi settimana prossima avremo tempo di analizzarlo nei dettagli, però la prima lettura che ha dato lei qual è? Ma è la solita classifica, no? Dove appunto c'è questo divario tra nord e sud che è dettato da una serie di fattori che non riusciamo a, di cui non riusciamo a prendere a capo. Ad esempio, si parlava prima della questione del PNRR, che dovrebbe dare quell'impulso forte per uscire da questa situazione. E invece io credo che da questa situazione non solo non ne usciremo, ma rischiamo appunto di complicarla ancora di più. Quindi è chiaro che da un punto di vista dell'occupazione è chiaro che le amministrazioni, i comuni sono fondamentali, perché si fanno i bandi, si fanno le gare, si fa tutto quello che si può fare per sviluppare ogni singolo comune, ma la burocrazia da un lato, l'impossibilità di trovare il personale dall'altra, l'assenza oggi anche di aziende che siano capaci di mettere a terra i progetti, perché non ci dimentichiamo che l'attuale situazione
è veramente imbarazzante, perché non si riescono a trovare delle aziende, causa il famoso super bonus 110% e non solo, quindi aumenti di prezzi e tutta questa roba qua. Questa classifica rischia l'anno prossimo di peggiorare e non di migliorare. E lo vediamo anche nonostante tutti gli sforzi che la nostra, per esempio, città capoluogo di regione, Bari, sta facendo, ed è che ha avuto la miglior performance rispetto alle altre città pugliesi. Questo meccanismo rischia appunto di vederci ancora più penalizzati, che anziché migliorare quelle che sono le opportunità che il PNRR, e non solo, perché poi ci saranno i fondi di coesione tra un po', tutta i fondi europei ordinari, che non riusciremo a mettere a terra. Questo, beh, su quelli voi avete lanciato un appello al governo chiedendo di poter usare almeno fino al 2026 le procedure semplificate del PNRR anche sulle autorizzazioni ordinarie, e devo dire, dal capoluogo l'apertura del ministro Fitto c'è stata. Resta il problema degli organici, cioè diceva Antonio De Caro, ci servono 300.000 giovani nella pubblica amministrazione, che se li assume a tempo determinato fino al 2026 oggi non vengono. Ma non è solo questo, no, assolutamente sì, sono d'accordo con il presidente De Caro, perché effettivamente uno perché dovrebbe lasciare un qualcosa di certo per l'incerto? Ma al di là di questo, comunque ci mancano le risorse per i dipendenti, sono poche, sono mal pagati soprattutto quando si devono assumere delle responsabilità, quindi una serie di fattori, non si trovano le professionalità, perché tra l'altro c'è anche questo problema, non ci sono più gli esperti, perché gli esperti li abbiamo di fatto lasciati andare altrove. C'è un problema di segretari comunali, proprio a questo proposito Ancipuglia non solo si sta ha lanciato un allarme forte, si sta cercando di far passare il concetto anche che i segretari comunali possano essere pagati con i fondi del PNRR, ma ripeto, è fondamentale comprendere come la spesa del personale è sempre quella, siamo vincolati alla spesa del personale, quindi al di là se troviamo un ingegnere piuttosto che un architetto per gli uffici lavori pubblici, comunque poi non abbiamo i soldi per pagarli, cioè dobbiamo mettere, cioè, un conto è hai la possibilità di assumere, sì, con quali soldi li paghi? Ma stanno previste le spese nel PNRR? Senti che intanto qui studio c'è un dibattito a tema, se vuole possiamo condividere. Ma io dico due cose. No, per cortesia, non mi dite con le spese del PNRR, perché significa praticamente il PNRR, devi prendere i progetti del PNRR per poter utilizzarli per dare gli incarichi dell'ingegnere che fa il progetto, eccetera, eccetera. Poi la rendicontazione, devi trovare le persone che sanno utilizzare gli strumenti e così via. I piccoli comuni, tutte queste possibilità non ce le hanno. Io dico due cose, no? Senti che c'è il consiglio di Venea che... Due idee, no? che servono a superare il problema. Da un lato, l'assistenza tecnica si deve comprare, si deve pagare dall'esterno. Noi abbiamo in regione l'assistenza tecnica per il piano di sviluppo rurale, per esempio, che viene fatta strumento per comprare, però. Ma devi modificare quella voce di spesa che può essere utilizzata per acquistare le prestazioni, perché è uno strumento temporaneo, quindi non si può pensare di assumere 1 milione di persone nei comuni per poter fare i progetti sul PNRR quando poi nel 2006 è finito tutto. Quindi bisogna comprare i comuni le già prestazioni mancano, per cui se entrasse gente poi nei comuni, nominare dei commissari straordinari, gli stessi sindaci possono essere commissari straordinari per poter superare tutte quelle barriere di pareri, di via vai, di corrispondenza fra enti pubblici, altrimenti noi non rispetteremo mai quei tempi nel modo normale, e quando abbiamo tutto il tempo che vogliamo e riusciamo a fare le opere pubbliche in 15 anni, le grandi opere. Figuriamoci adesso che dobbiamo andare veloci. Sindaco, la convince questa lettura? Dovremmo strutturalmente zessizzare il paese. Il modello ZES esteso già l'abbiamo allargato parecchio. Per il periodo in cui devi attuare il PNRR. Sindaco, la convince? Purtroppo, sarebbe bello poter fare da commissari, ma i commissari li nominano la prefettura. Purtroppo non nomina il popolo, quindi io mi sono trovato personalmente nella situazione di dover chiedere di fare il responsabile del servizio, quindi una sorta di commissario,
Ma da questo punto di vista è completamente inopportuno, mi è stato detto, che un sindaco ricopra anche la responsabilità del servizio dei lavori pubblici, e quindi il commissario da questo punto di vista è completamente da escludere, perché i sindaci già rischiano parecchio di rotta. Figuriamoci se addirittura ci abbiamo il commissariamento, la possibilità di fare il commissario sarebbe... Domani ci troviamo tutti davanti a qualcuno che dovrebbe giudicare il nostro lavoro, che è anche politico, tra l'altro, quindi sarebbe un'incompatibilità incredibile da questo punto di vista. Ma ripeto, non è questione, consigliere, per quanto riguarda i dipendenti che dovrebbero scadere nel 2026, qua non ce li abbiamo già dal 2000 e passa. Quindi andremo a coprire... I comuni sono sotto organico già da almeno una quindicina d'anni, perché quelli che aggiunge sempre poco. A maggior ragione bisogna acquistare le prestazioni professionali dall'esterno. A maggior ragione. Sono sotto organico dal punto di vista dirigenziale, non dal punto di vista totale. Che no, è una cosa anche diversa. Totale. In alcune comunità, no, le comunità dell'entroterra sono... L'assistenza tecnica non è stata mai accettata, perché non è prevista... Dal PNRR. È la battaglia che dovete fare, è quella. Assistenza tecnica non da un centesimo, quindi perdiamo i soldi che abbiamo già preso. Motivo per cui ancora una volta era stato già sollevato questo problema fare enorme. Prima, ma fare ripeto, prima. Oggi quindi... non abbiamo neanche i segretari comunali. I ragazzi che ci sono stati mandati, li stiamo utilizzando per fare le fotocopie. Molto probabilmente. I famosi esperti, che se li volevi esperti dovevi formare prima, se li formi con la macchina accesa. Abbiamo preso miliardi, eccetera, sapendo che l'Italia non è in grado, e soprattutto i piccoli comuni non è in grado con queste tempistiche di adempiere a quelle che sono. L'ha detto con una brutalità che è ruvida, ma è anche, come dire, essenziale. Non siamo in grado di agire. Già abbiamo ridotto di due volte l'orizzonte di spesa. Ci siamo arresi, quindi ci arrendiamo. Motivo per cui, chiedo scusa se interrompo. Aspetta, che motivo se no per cui abbiamo chiesto proprio perché dobbiamo avere il limite di spesa sempre del personale. Di togliere, per esempio, dalla voce di spesa, sempre riguardante il costo del personale, il segretario comunale. Perlomeno non ci abbiamo qualcuno che conosce tutto, dovrebbe conoscere un po' tutto, di supporto agli uffici e anche ai sindaci da questo punto di vista. Quindi togliere dalla spesa del personale il segretario comunale, che per i piccoli comuni ha una percentuale di incidenza altissima, consentirebbe ai comuni di avere un segretario comunale, perché uscirebbe fuori dalla spesa del personale, e inoltre di prendere qualche ragazzo nuovo che possa essere di supporto e iniziare a lavorare al fianco di quello che magari è andato in pensione e che si offre volontariamente per insegnare a qualche ragazzo nuovo nell'ufficio tecnico in vento. Quindi la spesa del personale deve essere allargata necessariamente, così come dovrebbe, e colgo l'occasione della presenza anche dell'onorevole dell'Uomo, che è persona molto attenta da questo punto di vista, di siccome i professionisti che abbiamo preso nei nostri comuni con i concorsi li abbiamo presi a 18 ore, sempre per il limite di spesa. Poi che cosa è successo? Che è arrivato il super bonus e si sono resi conto che una firma si guadagna 10.000 euro e non 1.500 o 2.000 euro al mese. Allora dicono, e hanno aperto una partita IVA. Quindi eliminare le 18 ore come tempo part time per consentire di avere la partita IVA, mantenere la partita IVA, ed elevarla a 24 ore, quindi 6 ore in più rispetto alle 18, consentirebbe di avere i responsabili servizi in due comuni, per esempio, 12 ore più 12 ore. Quelle 6 ore libererebbe un sacco di comuni dall'impiccio di non avere i responsabili del servizio, di trovare persone che sono disponibili a venire a fare più ore nei comuni, mantenendone mantenendo la partita IVA. E questo è un altro piccolo passaggio che di fatto non costerebbe nulla allo Stato, assolutamente zero, ma libererebbe ore lavoro per i comuni, in coloro che di fatto dicono io ho vinto il concorso 18 ore, a 36 ore non se ne parla proprio. Senti, che se vuole sentiamo un ponte subito. Lui ha ragione, però non confondiamo i piani, diciamo, sono due piani diversi, che i comuni soffrono perché ci sono dei vincoli di bilancio iniqui, su questo è certo, è di quello di cui parlava il segretario generale, che è obbligatorio, che il notaio dell'ente viene messo alla spesa del personale, soprattutto una questione tematica, tecnica, dove obiettivamente bisogna intervenire.
però diciamo è una, che poi si interza col problema dei professionisti, del PNRR, ma noi abbiamo bisogno, meglio, i comuni, diciamo, quando parlo di noi parlo di comuni, certo, hanno bisogno che per ieri, non per oggi, ci sia qualcuno che sappia masticare il problema e che lo sappia risolvere oggi. Se noi prendiamo qualcuno che dobbiamo fermare, è finito il PNRR, sì, e quando è formato non ne abbiamo più bisogno, quindi sono due piani diversi. Però è anche lui, vero che noi lui ha pienamente ragione. Io dico che il personale degli enti pubblici nella normativa è come mal di testa, se non lo provi non sai che cosa significa, quindi ha effettivamente ragione, però è una problematica che va discussa, ma non la dobbiamo mischiare a PNRR, altrimenti facciamo confusione, che fosse la stessa confusione che ha fatto De Caro. Noi oggi abbiamo bisogno che PNRR, che le risorse siano spese e soprattutto che siano spese utilmente. Per farlo oggi dobbiamo avere, come dire, usando un termine, diciamo a me caro, visto che sono avvocato, non abbiamo bisogno del praticante che dobbiamo formare e farlo diventare avvocato, abbiamo bisogno già dell'avvocato già cassazionista. Sì, però onorevole, mi scusi, visto che abbiamo bisogno dei cassazionisti, e io sono assolutamente d'accordo sull'impostazione, la cosa che mi sta preoccupando adesso, mentre la sentivo, ma anche prima, mentre sentivo il presidente Garoppo, sai che cos'è? Il fatto, per esempio, della flat tax a 85.000 euro, secondo me il cassazionista difficilmente si sposta da un'altra parte. Cioè, dal mio punto di vista, per esempio, tornando all'impostazione del bilancio, quella norma, per esempio, non consente le aggregazioni tra professionisti, perché è chiaro che il professionista che copre fino a 85.000 euro, cioè, cioè sta a casa sua. Mentre, ecco, se dovessimo parlare per quanto ci riguarda, la legge di bilancio invece deve essere una proposta e quindi anche una sorta di spinta a, come dire, una visione differente anche delle competenze. Perché quello che dice il consigliere è vero. Io sono d'accordo che non è che c'è bisogno di assumerli, no? Il consigliere dice io mi compro le competenze per il periodo in cui mi servono. Per fare questo bisognerebbe avere società e quindi aggregati di competenze. Il problema vero è che da un lato chiediamo questo, dall'altro per esempio questa legge di bilancio spinge dall'altra parte, cioè spinge verso l'io, spinge verso... ecco, meno verso il noi. Allora, come vede, o come ci rendiamo conto, si torna sempre sull'impostazione, no? Cioè, quella cosa che diceva il presidente Garoppo, che io ho già sentito non solo da lui, ma da lui molte volte, lo sta dicendo da quando è iniziato il percorso sul PNRR. La verità è che tutti siamo d'accordo, però rimane il fatto che a oggi ancora una soluzione non l'abbiamo trovata, perché anche il fatto di andare a comprarsi le competenze, bisogna avere le risorse per poter comprare le risorse che mancano, la cosa più incredibile, che le risorse ci sono. Chiudo il mio intervento così le do anche la possibilità. Sarebbe stato straordinariamente importante, per esempio, se una quota di questo, anche di questo bilancio fosse stata destinata ai comuni, anche ai piccoli comuni. I comuni dicono manca un miliardo su scala nazionale. Ai piccoli comuni, chiedo scusa, prego, dottor Bucci, consentiamo ai piccoli comuni di acquistare appunto le competenze utili per sostenere il PNRR. La verità è che da una lettura al momento, quindi dopo le 400 vostre discussioni, non so cosa accadrà, però al momento, ecco, quella lettura non c'è. Allora, solo questo. Le chiedo scusa. Il tema è obiettivamente molto complesso. Si tratta, in questo sono d'accordo, di impostazione. Vede, in questo ci troviamo d'accordo io e Mennea. L'impostazione è una triangolazione. Lo Stato deve essere asciutto, nel senso che deve svolgere determinate competenze e il resto va dato all'esterno. O c'è chi ha la concezione dello Stato, che lo Stato deve fare tutto. Ma ce la facciamo ancora a fare quello che dice il Presidente a vantaggio dei comuni? E allora, dobbiamo partire da un presupposto di fatto, purtroppo, che lo Stato, così come organizzato, non riesce a gestire in termini rapidi un'opera pubblica. Se non partiamo da questo dato di fatto amaro, fatto sta che in Italia per fare un'opera la devi commissariare, per fare un'opera di fatto la devi dare all'esterno, devi tagliare Ponte di netto Morandi la produzione. Ponte Morandi docet.
Noi abbiamo fatto un ponte che probabilmente in epoche normali ci vorranno 30 anni, siccome c'è stata, in virtù purtroppo della tragedia, il commissario, la risorsa ad ogni cosa, però, in deroga ad ogni cosa, si è fatto troppo, perché noi non dovremmo... In deroga a tutto, Se questo è quello che funziona e amaramente non siamo capaci di farlo internamente, è una concezione di Stato diversa. È questo di qui l'impostazione. Quindi il senso del PNRR è esattamente questo. Il comune deve fare il controllore. Per me il comune deve fare il controllore, deve avere figure professionali che devono controllare. Tutto il resto sono servizi. Programmare e controllare. Programmare e controllare, giustamente dice. Sindaco, io non so se le basti siamo questa d'accordo. Come rassicurazione da parte del. Non dico del governo. Io credo che sì, manca proprio la visione di che cosa significhi fare il sindaco da questo punto di vista. No. Ho detto che come il mal di testa, solo chi lo fa, io ho amministrato in provincia e so che significa. Dal 1995 non ho mai sentito che praticamente i comuni devono essere commissariati per fare le opere, perché evidentemente noi sindaci non siamo buoni. No, non ha capito quello, no. Ha frainteso totalmente. Perché così ci stiamo sovrapponendo tanto. No, fai spiegare. Oltre al PNRR, noi non abbiamo... Ma si mette in moto per un ragionamento che non è sballato. Coesione che dobbiamo spendere e non abbiamo chi ci fa le tasse. Non ho detto di commissariare il sindaco, ho detto che il sindaco deve fare il commissario di quell'opera. Però non tutti insieme. Allora, Presidente, a discolpa dell'onorevole, il senso del ragionamento era l'opera, snellire le procedure attraverso commissariamenti per permettere ai comuni di essere più veloci nel fare le cose, non era travalicare... Perdonatemi. Dateci i soldi per i segretari comunali, anzi non vogliamo i soldi, toglietercelo dalla spesa del personale, i soldi li troviamo noi, rinunciamo a fare qualcosina, i soldi li abbiamo, ma toglietercelo dalla spesa del personale il segretario comunale, sono semplicissimi, allo Stato non costa nulla, lasciatelo ai comuni. I termini per fare le opere, quelli normali, non sono sufficienti per PNRR, fine. Aspetta, prego sindaco. Finito. I segretari comunali poi saranno quei professionisti che sanno benissimo che cos'è un bilancio comunale, che cos'è un'opera pubblica, se possiamo fare un'azione semplificata piuttosto che un'altra. Sono quelli che proteggono i sindaci e mettono a riparo anche i responsabili del servizio che ogni giorno che firmano non sono supportati da nessuno. Quindi è l'avvocato, quindi dateci semplicemente la possibilità di avere segretari comunali, per esempio, fuori dalla spesa del personale. Non costa nulla allo Stato, nulla, zero, paghiamo noi, ma siamo liberi di avere, non come tantissimi comuni che hanno segretari comunali a 8 ore, a 4 ore, non ne hanno proprio. Ed è un aspetto. Due, la proposta delle 18 ore piuttosto di farle passare a 24 aiuterebbe i comuni, anche questo non costa nulla allo Stato. Ma ci mette nelle condizioni di avere l'ingegnere che sta nel comune di, anche nel comune di Minervino, al quale il responsabile nominerà un supporto a RUP, perché le risorse da questo punto di vista ci stanno, sono previste quando prendi i progetti, eccetera, eccetera, e andremo avanti con molta serenità. Non chiediamo null'altro, chiediamo dei fondi per quanto riguarda l'illuminazione pubblica, perché significherebbe risparmiare il 50, 60, 70% della bolletta elettrica e quindi creare cassa ai comuni che pagherebbero più persone e anche dei professionisti illuminati che ci vengono a fare le carte. Chiediamo di mettere un megawatt di fotovoltaico nelle aree artigianali e questo contribuirebbe a non avere più fondi. Ce le ricordiamo perché... Chiediamo tranquillamente, con l'esperienza che ho da questo punto di vista, quando parliamo di aiuto a persone bisognose, eccetera, eccetera, il reddito di cittadinanza, di tornare a quella che fu un'esperienza mia da assessore allora, ma da sindaco successivamente, a quello che fu le vuole socialmente utili, dove molte persone hanno imparato a fare un mestiere, i sindaci sapevano chi lavorava, chi no, chi era sfaticato, eccetera, eccetera, e si potevano comunque formare delle persone con i soldi del reddito di cittadinanza. I sindaci, da questo punto di vista, purtroppo, dico io, devono sopperire a molte cose e quindi forse aiuterebbero a spendere prima i soldi, perché hanno l'interesse a essere rieletti. Chiarissimo, questo basta e avanza a stabilire l'approccio. Grazie sindaco, in bocca al lupo a lei e a tutte le fasce tricolore di Puglia. Grazie, e a presto. Grazie a voi.
Grazie ancora, saluto gli ospiti, arrivederci a presto. Allora, abbiamo meno di 5 minuti alla fine e io riparto da Giuseppe Conte che dice: in Puglia sperimenteremo il reddito energetico, deve essere regione pilota per transitare il paese verso obiettivi ambiziosi in campo ecologico. Ma non c'era già la legge in Puglia sul... Quanto infatti, mi rassicura, visto tardi, che voi ci avete scommesso non sulle... Non l'hanno informato bene. Cioè, ma quanto... cosa significa, bisogna chiedergli? No, io non so che cosa volesse dire il Presidente Conte, me ne guardo bene dall'immaginario. Dal fare l'esegesi. Però in Puglia esiste già una legge regionale sul reddito energetico, peraltro sta funzionando, da un lato. Dall'altro, forse sarebbe stato più logico se lui avesse potuto fare un comunicato, per esempio, a sostenere le comunità energetiche, che è un'altra storia. Che è una cosa molto più interessante, per certi versi, non per carità, non perché il reddito energetico non sia utile, però stiamo parlando sempre di opzioni che abbattono i costi. Noi invece saremmo per cominciare a parlare di autoproduzione, quindi perché siamo convinti che se lo sa fare la grande multinazionale, sicuramente lo sanno fare anche le persone di Puglia. Su questo non abbiamo dubbi. Allora, il tema è, noi non dobbiamo solo aspettare le grandi multinazionali che vengono a fare investimenti sulle energie rinnovabili, ma perché no sostenere le famiglie, le persone che hanno voglia di misurarsi anche in favore dell'ambiente e quindi utilizzando le energie rinnovabili. Noi una proposta l'abbiamo fatta, ho sentito quella del consigliere Bellomo, non dell'onorevole, quando era, oppure di altri consiglieri, per carità, abbiamo già fatto una serie di confronti in consiglio regionale, secondo me siamo a buon punto. Intanto è passata l'idea che se l'impianto che va in revamping deve comunque avere il confronto e condividerlo col territorio. Così la smettiamo anche delle battute diciamo del NIMBY pugliese, no? Perché non esiste il NIMBY, perché la verità è un'altra. A queste comunità si è mai chiesto perché si dice di no? Si è mai offerto una motivazione per dire di sì? Certo. Questo è il tema che mi consente, cioè se mi consentite, come deve diventare il tema. Anche se sul TAP... No. Lascia stare il TAP, stiamo parlando anche però... Non avevo il tempo di riaprire quello che era un un'altra cavallo cosa. Di stiamo battaglia parlando... politico. Sì, io sono d'accordo, però stiamo parlando di un'altra roba adesso. Stiamo parlando di un impianto Falck mare di 99 pale da 16 mega. Sono tanti comuni interessati. Allora il tema è che mi sono posto. È mai andato qualcuno a mettiamo incontrare in condizioni le persone quelle e dire comunità. Io devo fare questo... Considerato che quando si parla di terreno stiamo togliendo del PIL a quel territorio, perché di questo stiamo parlando, che occupando un territorio, sapendo che è quello il PIL che togliamo, pugliese come è pensiamo di restituire a quel territorio? Compensazione. No, attenzione, la compensazione mi piace poco, perché è vicino alla royalty, la compensazione. Io addirittura ho arrivato a dire... Ma se c'è un progetto, perché non consentire alla comunità di avere una percentuale nella società? Quindi rapporto privato-privato e non pubblico-privato? Questo è parecchio avanti e ci torneremo di sicuro, perché tanto la discussione è tutta aperta. Abbiamo 40 secondi ciascuno, perché dalla regia me l'ha detto tempo fa che stavamo sforando. Ma abbiamo un parterre del genere, dalla regia capiranno, però siamo rapidissimi, È prematuro parlare della candidatura di Antonio De Caro, chi in questo momento sta ipotecando candidature, lo sta facendo a titolo rigorosamente personale. La candidatura del sindaco alle regionali non è all'ordine del giorno, perché non sono elezioni in vista. Quando sarà il momento, il movimento lavorerà per una proposta che sia degna di questa comunità regionale. Sempre Conte. È Conte che la prende larghissima. Oggi proprio ha fatto un tour largo. Però da che tutto. Ci siamo... E da che avete manifestato stima? Che ci parlasse di dieta alimentare, poi ha parlato di tutto oggi. Ma credo che una forza politica che ha perso le elezioni regionali, si trova in maggioranza con un'operazione, diciamo, di genetica politica, a governare immeritatamente, perché i cittadini gli hanno detto che non dovevano governare, oggi pretende di dettare la linea politica fra 3 anni. Io credo che veramente questo sia un delirio di onnipotenza e la sindrome che sta un po' pervadendo tutti i rappresentanti del Movimento 5 Stelle. Il messaggio è: noi sappiamo dove staremo noi,
Noi siamo lì, noi abbiamo vinto le elezioni, loro le hanno perse, quindi loro sono bravi a perdere le elezioni, non devono dire a noi cosa dobbiamo fare la prossima volta, visto che le vinciamo già da 20 anni le elezioni regionali. Quindi vedremo se quelle dichiarazioni fra un anno o 2 anni saranno ancora così valide o efficaci. Io penso di no. Chiarissimo, e chiudiamo con l'appello di Paolo Mazzotta, capogruppo degli Azzurri in regione, che dice: il centrodestra comincia a lavorare, inizia a fare sul serio per le comunali 2024. Lo dice del suo Salento di Lecce, ma mi pare che possa valere anche questo per... Ce vale l'abbiamo sempre, purtroppo in Italia abbiamo un'elezione l'anno perché siamo i comuni. c'è una tornata, per noi c'è una tornata elettorale, per Bari 2024 è particolarmente importante. Però, scusate se sono un po' caustico, cioè si parla sempre di nomi e mai di temi. Cioè, se io devo fare un accordo con Azione o con Ruggero Mennea, lo faccio sul contenuto. Se il contenuto ci unisce, bene, allora poi parliamo se la macchina deve governare Bellomo piuttosto che Mennea. Però iniziamo a parlare di contenuti, di cosa serve per la città, per la regione, per il paese. Perché altrimenti si fa un'unione, perché io, quando si è fatto un'unione 5 Stelle PD, dove hanno detto due cose opposte su un argomento, c'era pure 5 Stelle e poi diventa poi... solo perché in questo caso io siedo sulla poltrona, io faccio l'assessore, quindi è solo una compravendita di posizioni governative. Però quando poi governi, se hai posizioni antitetiche, e me lo devi dire perché sulla TAP io sono d'accordo e tu no, mi devono dire al governo Sinistra Italiana e PD che hanno fatto un'alleanza quando dal punto di vista energetico sono opposti, perché poi bisogna governarlo la città, insomma, la regione, bene gli appelli, però se non cominciamo a mettere in fila i paletti sui quali ci vogliamo ritrovare non faremo neanche le alleanze. Chiarissimo, cauto, estremamente cauto, da buona tradizione. Grazie onorevole per essere stato con noi. Grazie a voi. Lui è un democristiano dentro. E quello riemerge carsicamente. Tu no, eh? Adesso andiamo d'accordo. Per quello se ne è accorto. Grazie, presidente. No, il presidente non è annoverabile nella categoria. Fa parte dell'altra grande famiglia, sempre prestigiosa, della sinistra. Grazie a tutti e tre. Grazie a chi si è collegato. Avrete capito che noi potevamo andare avanti a oltranza, ma dalla regia sono stati imperscrutabili. Vedo ancora collegato il presidente, che saluto e ringrazio. 7 giorni 7 saremo ancora qui. Buonanotte.